Bene, salve a tutti popolo di YouTube, eccoci qui ad un nuovo appuntamento con il Let's Play di Escombat 3. Oggi abbiamo una missione di velatrice. Continuiamo sempre con la trama Newcom, anche se non per molto, probabilmente. E oggi abbiamo un po' di scoperte interessanti, stando ai filmati. Allora, in questo filmato c'è Fiona che va a parlare a sua sorella, dicendole proprio in faccia delle sue preoccupazioni riguardo al fatto che l'ha trovata in un elenco di soggetti per il test della sublimazione, che come abbiamo visto con la trama dell'Ouroboros corrisponde al trasferire l'anima umana in un sistema elettronico. E ora qui fanno tutto il discorso e il litigio. Cinzia che spiega come lei ci tenga moltissimo alla cosa e praticamente è stato il motivo per cui è entrata direttamente nella Newcom. E mentre Fiona invece, come ho detto, esprime tutte le sue preoccupazioni perché è convinta che il sistema della sublimazione sia una cosa troppo grande per gli umani e inoltre non è ancora stata testata. E qui Cinzia comincia un po' a delirare, descrivendo il fatto che è un nuovo mondo dove le limitazioni della mente umana non esistono, perché queste limitazioni sono date dal corpo umano e tutte queste cose, un po' alla Vision, insomma. Andiamo avanti. Messaggio di Fi, dove ci parla appunto di questo litigio che ha avuto con la sorella e niente di che qua. Niente di particolare, cioè dice praticamente quello che è successo, quindi andiamo avanti. Qui invece riceviamo un messaggio di Cinzia, dove pure lei ci parla di tutta la cosa, però ci descrive con un po' più di dettagli perché ci spiega le motivazioni per cui si è iscritta e inoltre ci dice il fatto che per il momento l'esperimento da parte della Newcom è stato fermato, chissà perché, e nient'altro. Sì, lo so che sembra che ogni volta mozzo le cose, però davvero non c'è nessun altro dettaglio particolare, a meno che non mi metto a leggere direttamente le frasi pelo pelo, però alla fine penso che diventerebbe più noioso. Comunque ci esprime anche le preoccupazioni per la sorella, perché comunque essendo lei la sorella maggiore, non, comunque non può non pensare al fatto che faccia preoccupare la sorella minore. E quindi, ah, e poi ci invita anche noi a considerare la faccenda della sublimazione, e dicendoci che quando lei si unirà alla cosa, conta sul fatto che noi la seguiremo. È cancellato come tutte le comunicazioni a senso unico. Ok, questa missione è presente anche nella versione europea e dovrebbe essere uguale, a parte una parte dopo. Dovremmo tenerci a bassa quota ed fare un assalto ad una base di radar della General Resources. Ma il bello è che per questa missione avremo un aereo del tutto nuovo. Chissà quale aereo sarà. Delfinus 3. Considerando che l'aereo 102 è Delfinus 2. Questa è la vera punta di diamante della Newcom, secondo me. Questo è un po' come il XFA32 della UPO, insomma. Allora, vediamo. Slaser, missili normali preferisco. Andiamo. Allora, per fare in modo che
Per fare in modo di avere la missione compiuta dovremmo fare in modo di rimanere sempre a bassa quota. In questa missione però nella versione europea eravamo da soli come al solito. Mi pare il limite di quota sia circa 1000 metri. Quindi superare i 1000 metri comporterà l'essere individuati dal radar. Non farà fallire la missione, però ovviamente vi toglierà il voto e ve lo porterà a D e quindi missione finita. Non so se andare avanti o se aspettare loro. Quanto è bello l'R103. Esteticamente mi piace più l'R102 perché è un po' più semplice, però l'R103 è figoso. Io vado un po' avanti perché qui se no non arriviamo mai. Ormai ci siamo. Dovrebbe aprirmi il clear to engage. Esatto. Ottimo. Ora l'altezza non è più importante, quindi diciamo che mi sto mantenendo basso solo per scrupolo per fare subito. E sto facendo proprio il giro veloce. Ok. Missione compiuta. Ricordiamoci sempre di non sbattere a terra che mi era venuta la tentazione. Ok, situazione di emergenza, abbiamo trovato un aereo non identificato. Ah! Una certa mongolfiera. Sì, mongolfiera, un certo dirigibile non identificato. Ecco. Qui Cinzia ovviamente ha capito subito cosa sta succedendo, perché ovviamente quella è la Ouroboros che la sta invitando per la sublimazione. Ecco. E ora qui c'è Cinzia che si scusa con la sorella dicendo mi dispiace ma io devo andare, mi unirò a loro. E chiede anche a noi, dice se tu credi in me adesso vieni con me. E noi che faremo? Per ora seguiamo Cinzia. E ci uniremo di nuovo all'Ouroboros. Allora sei venuto? Ti ringrazio per aver creduto in me. E ora ci uniremo all'Ouroboros. Mi stupisce che Fiona se ne vada così. Invece di non fare nulla, cioè. Comunque che bello l'R103 di Cinzia. Che cavolo, perché è così? È bianco. Figoso. Già, questa è la Sfirna. È grandissima. Oh, dov'è Sfirna?
Okay. Docking complete. Oh. Alleluia. Addirittura. Vabbè, ho fatto tipo un giro, ho distrutto tutto, quindi. Nessuna descrizione di debriefing perché siamo passati alla Ouroboros. Salvare? E salviamo. Allora. Ma sì, andiamo, cancelliamo le cose vecchie. Ora passeremo ad una nuova vita. Allora, riavvio perché ovviamente... Ouroboros! Allora, per il momento non continuerò la trama Ouroboros, ma passerò prima a finire la trama della Newcom. E poi qui invece finiremo tutto e chiuderemo il capitolo di questo viaggio in Ace Combat 3. E le novità penso le scopriremo durante le missioni, quindi non ho nient'altro da dirvi per il momento, e quindi vi lascio e ai prossimi episodi. E noi adesso non ci filiamo Cinzia, perché sta delirando. Atterriamo. Non prendetemi sul serio quando dico che Cinzia sta delirando. Chi lo sa, magari nel 2040, quando è inventato questo gioco, davvero ci sarà la sublimazione, chi lo sa. Oh. Odio atterrare sulle navi, io. Oh, perfetto. È un casino qui. Io spero non si senta questo rumore da fuori, perché stanno facendo dei lavori. Ok. Ok, messaggio di Tiola ci dice che nel rapporto della missione di oggi Cinzia risulta abbattuta, quindi morta sul campo di battaglia, e ci chiede di non fare parola con nessuno di quello che invece è successo in realtà, e ci promette che se mai la rincontreremo un'altra volta come avversari sarà lei stessa ad abbatterla. Wow. Quante complicazioni. Ah, questo è il continuamento dell'Ouroboros, quindi qui continuiamo con Newcom. Ok. Quindi, come ho detto anche nell'altra parte, per ora continuiamo con la trama della Newcom e poi chiuderemo i conti con finendo con la trama della seconda trama dell'Ouroboros, e finalmente si spera che scopriremo tutti i dettagli di retroscena di questa storia, che ha presentato delle svolte piuttosto assurde, devo dire. Allora, dato che per il momento non ho altro da dirvi, io vi lascio e ci sentiamo ai prossimi episodi.